speriamo che non sia estremamente grave. Tragedia sventata sul Gran Sasso. È successo ieri, verso l'ora di pranzo, sulla vetta orientale del Corno Grande. L'uomo, un 38enne romano, ha perso l'equilibrio sulla via alpinistica a Letto Cravino ed è precipitato su delle rocce procurandosi diverse fratture. Sono stati compagni di cordata a lanciare l'allarme intorno alle 13. L'alpinista ferito è stato così prelevato da un elicottero del 118. Tramite una complicata operazione di salvataggio, supportata dai tecnici del soccorso alpino speleologico abruzzese. Guardate le pale dell'elicottero come si avvicinano alla parete. Trasportato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, non parrebbe in gravi condizioni.